nuovo RAV4 Hybrid con 197 cavalli e fino a 20 km con un litro. Cambia il significato di potenza. La spinosa questione relativa all'abusivismo edilizio torna nuovamente al centro dell'agenda politica. Infatti, tra i punti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale riunitosi ieri pomeriggio, c'era la dichiarazione di prevalente interesse pubblico al mantenimento di un immobile abusivo situato in via Sant'Antuono per destinarlo a finalità di housing sociale. Allo stesso tempo, su richiesta della minoranza, in aula si è discusso anche sullo stato di attuazione delle procedure di acquisizione al patrimonio comunale di immobili abusivi. Disposizioni sono applicabili agli immobili già acquisiti al patrimonio comunale per inottemperanza dell'ordine di demolizione per i nuclei familiari che non hanno altre soluzioni abitative. In base a questo procedimento dovrà essere corrisposto al comune il pagamento di un'indennità per l'occupazione sine titulo. Sono stati rinvitati i cittadini che avevano fatto richiesta con la vecchia delibera, la numero 99, a ripresentare istanza qualora insomma ne fossero sempre interessati, naturalmente secondo queste linee guida. Quindi alcune, diciamo, dietro sollecitazione quindi dell'ufficio sono pervenute. C'è da dire che molte non hanno fatto le integrazioni che sono state richieste. Alcune che hanno fatto le integrazioni hanno ancora dei problemi diciamo organizzativi, perché ricadono insomma in aree del territorio per le quali sono necessari ulteriori approfondimenti. Quindi in buona sostanza l'unica che allo stato oggi aveva superato tutto l'iter e questa pratica. Soddisfazione è stata espressa dalla maggioranza, ma anche da alcuni esponenti dell'opposizione. Stasera abbiamo raggiunto un risultato, direi, storico. Per la prima volta il Consiglio Comunale ha deliberato sul preminente interesse pubblico di un immobile. Mai prima era stata chiusa una procedura del genere. In sostanza il Consiglio Comunale ha deciso di conservare questo immobile che è venuto in Consiglio Comunale, di destinarlo ad una finalità sociale. Noi puntiamo all'housing sociale perché c'è la legge regionale 5/2013, perché siamo consapevoli come amministratori, come politici, che è forte il dramma dell'emergenza abitativa anche a Cava dei Tirreni. Quindi abbiamo fatto questa delibera. Il modello innovativo è che la procedura si è chiusa all'interno del nostro comune, affidando il presunto contrasto con interessi ambientali, quindi l'assenza di contrasto con interessi ambientali, alla Commissione Locale del Paesaggio e non alla Sovrintendenza. A criticare aspramente queste procedure invece è stato il consigliere comunale Massimiliano Di Matteo, il quale ha evidenziato delle incongruenze che a suo avviso ci sarebbero nelle linee guida, a cominciare dal fatto che il proprietario dell'immobile non può chiedere il preminente interesse pubblico di un'abitazione che, con l'inottemperanza alla sentenza di demolizione, viene acquisito di diritto al patrimonio comunale e quindi non è più suo. Perplessità sull'iter, a suo avviso troppo celere, che ha portato il parlamentino cittadino a dichiarare l'immobile di via Sant'Antuono di interesse pubblico, sono state avanzate dal consigliere Antonio Barbuti. Ho detto che forse da questo procedimento possono risultare delle accelerazioni che in un certo qual modo abbiano favorito la parte interessata e se mai abbiano potuto poi invece discriminare altre situazioni che possono essere ricondotte alla stessa problematica della signora che ha fatto l'istanza di poter permanere nell'abitazione abusiva che attualmente occupa. Ho rilevato che in effetti l'acquisizione al patrimonio indisponibile è stata fatta su richiesta di parte. E solo dopo appena 5 mesi c'è stato anche l'intervento della procura di supplenza per quanto riguarda l'abbattimento. Ho detto, spero che tutto questo possano essere delle coincidenze, e quindi ho invitato il responsabile dirigente del settore di darmi una risposta scritta puntuale rispetto a tutte quelle che erano le mie perplessità.